C'è chi vede nella lotta al vetro la soluzione ai problemi di sicurezza e di igiene urbana, chi chiede maggiori controlli e pulizia e ancora chi estenderebbe i provvedimenti ad altre zone della città. A Bari fa ancora molto discutere la nuova ordinanza firmata dal sindaco Vito Leccese che dichiara guerra al bivacco e al degrado cittadino a partire da Piazza Moro, Piazza Umberto e dalle zone limitrofe. Un provvedimento che fino a settembre vieta negli orari serali la vendita di bottiglie di vetro e il consumo di alcolici in vetro all'esterno dei locali, nonché l'occupazione indebita di suolo pubblico con indumenti, cibarie e accampamenti di fortuna. Ritengo che comunque sia sensata come ordinanza perché sappiamo benissimo che sotto gli effetti di alcolici o comunque sostanze stupefacenti le persone tendono a essere più irascibili, aggressive e sono d'accordo con il sindaco di Bari. Come vede Piazza Umberto e se negli ultimi giorni l'ha vista cambiata? Beh sì, a volte è più curata rispetto ad altri momenti, però anche nei giardini. Prima portavamo i bambini, non li portiamo più. Dovremmo vedere un po' quelli che sono gli sviluppi, secondo me sì, perché alla fine soprattutto in questa piazza ognuno fa quello che vuole, quindi anzi io la estenderei anche al resto delle zone. Eliminare la vendita del vetro e delle bevande alcoliche, soprattutto in vetro, può essere una soluzione? Dopo una certa ora eliminerei proprio, oltre al vetro, anche l'alcol. Se si passa di notte da queste parti ci si rende conto probabilmente che c'è bisogno di una maggiore attenzione. Per me ci deve essere un controllo periodico, cioè non un giorno sì, un giorno no, ma spesso, perché adesso passa il periodo di questa ordinanza, poi pian piano va scemando come ogni cosa che hanno fatto. Qua la sera si azzuffano, fanno a botte, prendono le bottiglie, le spaccano a terra. Non c'è un problema di vendita delle bottiglie vetro, no, c'è anche un problema di che le bottiglie le vanno a prendere anche da dentro i bidoni, i cassonetti. Io ho l'idea di un sindaco che pensa di fare le cose migliori. Se poi qualcuno della stessa maggioranza o dell'opposizione ha altre cose da aggiungere, perché no?